Eccoci, eccoci qui, una chiacchierata davvero molto interessante. Abbiamo potuto conoscere da una parte due realtà che sono nate in Sardegna ed effettivamente fanno business in Sardegna, addirittura assumono in Sardegna. Ricordo tra l'altro l'offerta speciale per i lettori di Startup Italia, per chi ci sta seguendo in questo momento, la possibilità di avere uno sconto per una vacanza smart da parte di NausaDream, che appunto ha dedicato una landing page soltanto ai nostri lettori con un 10% di sconto, quindi grazie, grazie davvero. Io direi di passare ai nostri prossimi ospiti che stanno aspettando dietro le quinte, perché siamo in attesa di Enrico Resmini, quindi chiedo poi alla regia, appena possibile, di farlo comparire magicamente. Però a questo punto io passerei ai nostri prossimi ospiti e li chiamerei Fabio Cannavale, CEO di Last Minute Group. Eccoli, infatti prima li vediamo Buongiorno a sempre in tutti. fotografia. Buongiorno, e Massimiliano Magrini, founder e managing partner di United Venture. Intanto Buongiorno. iniziamo da voi. Eccomi, sono qua. Buongiorno a Oh. tutti. Ah, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora Ciao abbiamo Max. anche Ciao Enrico Fabio. Resmini. Eccoci. Che Ciao. meraviglia, Fabio, che meraviglia. Sì, in effetti Ti devo vedo dire. una Mi scuso, location. sono in barca. Tra l'altro, adesso c'è un po' di vento, mi sto ancorando, quindi puoi stare più tranquillo. Ah, ok, va bene, quindi ti lasciamo all'ultima virata. Allora, ripartiamo, direi di ripartire da Enrico Resmini, CEO di CDP Venture, Fondo Nazionale Innovazione. Un grandissimo piacere averlo qui con noi e poter scambiare quattro chiacchiere. Eccolo, benvenuto a Startup Italia Open Summit. Le darei subito la parola per raccontarci qualcosa di più a proposito del Fondo Nazionale Innovazione, perché è stato così importante in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, che abbiamo appena passato, attivare un fondo da 1 miliardo dedicato all'innovazione, se ce lo può raccontare. Certo, ti ringrazio e ringrazio tutti quanti per l'invito. Beh, insomma, diciamo che l'importanza di lanciare il Fondo Nazionale Innovazione, di lanciarlo con una dotazione finanziaria così importante, 1 miliardo di euro, penso che fosse chiara perché già prima dell'emergenza Covid, noi avevamo un sistema di venture capital, un ecosistema dell'innovazione che si era sviluppato, meno male, dico io, in questi anni, grazie anche al lavoro, no? di Fabio, di Max, di tutti gli altri gestori di fondi e tutti gli acceleratori sul sistema nazionale, però con delle, come dire, fragilità, delle carenze rispetto ai grandi sistemi, diciamo, di innovazione, gli ecosistemi di innovazione europei. Un dato per tutti, lo conoscete, insomma, il capitale investito nel venture nel 2019 in Italia era largo circa 600 milioni rispetto a dati da 4-5 miliardi in altre location. Quindi c'era la necessità e c'è ancora la necessità di dare un impulso alla crescita, allo sviluppo del nostro sistema di startup, che è un sistema che ha retto e regge anche questi mesi difficili. Guardavo alcuni dati, per esempio, negli ultimi mesi comunque sono nate altre 800 startup, quindi è un sistema fertile che continua a generare innovazione, idee e che cercano, diciamo, sul mercato di entrare trovando chi li possa affiancare da un punto di vista ovviamente finanziario, dei capitali, ma anche di competenze. Quindi noi quando siamo partiti, diciamo a metà gennaio, abbiamo passato qualche settimana, direi forse qualche giorno in realtà, a capire la situazione, quali fossero gli assi di debolezza, di fragilità del sistema, ma ci siamo in realtà messi subito al lavoro. Quindi il team da subito ha iniziato a catturare le risorse che erano state messe a disposizione dal governo e da Cassa Depositi e Prestiti. Abbiamo iniziato subito a strutturare l'attività di alcuni fondi specifici
dedicati proprio agli investimenti in alcuni ambiti, diciamo, delle startup, quindi ambiti sia diretti, quindi investimenti diretti nelle startup, sia indiretti su altri gestori o su altri attori dell'ecosistema. E quindi in questi mesi siamo riusciti già a scaricare a terra una buona quantità di capitali, di investimenti, di iniziative che ci rendono già abbastanza contenti, quindi più di un centinaio di milioni di euro già investiti che impattano la vita di parecchie startup. E devo dire che poi da questi primi mesi di attività si inizia, almeno noi iniziamo a vedere una cosa molto interessante, cioè che il livello di attenzione sul nostro sistema italiano è aumentato, cioè adesso effettivamente ci sono molti più investitori nazionali e internazionali che guardano con interesse al sistema italiano. Ci sono la qualità media delle startup inizia a diventare, e quando dico startup non è solo startup, diciamo, pensando alla nuova impresa, ma anche di startup, di nuovi gestori di fondi, la qualità media è salita, quindi effettivamente il lavoro fatto da chi era nel sistema, no? Anche da voi, voglio dire, la Startup Italia, da chi era già nel sistema in questi anni, ha creato i presupposti, a nostro avviso, per un'accelerazione, cioè una buona base, no, sulla quale effettivamente questi capitali che il governo e Cassa Depositi e Prestiti hanno messo a disposizione possono costruire questo elemento di accelerazione. Quindi noi, come dire, siamo all'opera in maniera molto intensa. Abbiamo 4 fondi attivi che stiamo, diciamo, sono già operativi, e altri che abbiamo annunciato nel piano industriale verranno, insomma, resi attivi nel giro di poche settimane. Certo. E invece quali sono, diciamo, i prossimi obiettivi CDP Venture? Guarda, secondo me, allora, l'obiettivo ultimo è quello veramente di fare in modo che tutto l'ecosistema dell'innovazione del venture capital italiano si renda, vuol dire, attrattivo, sostenibile, che cresca, no, dimensionalmente. Io con il mio team abbiamo formulato alcune ipotesi, no, di dimensionamento. A noi piacerebbe che nel giro di 3 anni, insomma, movimentato da un punto di vista di capitale su questo mercato fosse più un numero intorno ai 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi rispetto ai 600 milioni dell'anno scorso. Il modo col quale noi vogliamo lavorare come Fondo Nazionale Innovazione penso che abbia 3 parole chiave sulle quali noi veramente insistiamo. Il primo è la rapidità. Noi dobbiamo essere rapidi. Qui il gioco, come dire, richiede da parte nostra una rapidità nell'analizzare le situazioni, nell'analizzare le startup, nel raccogliere un inflow di qualità, nel valutare, come dire, le iniziative che ci vengono proposte, nel raccogliere i capitali, eccetera. Però la seconda parola è selettività. E qui la selettività è fondamentale. Noi non siamo un bancomat per startup, noi non siamo un sistema di erogazione ad elicottero, noi siamo un investitore, quindi siamo selettivi. Io dico sempre ai miei team a fine serata: fatemi l'esame di coscienza, quanti no avete detto oggi rispetto a quanti sì, perché aumentando la selettività aumentiamo la qualità complessiva delle startup e delle iniziative imprenditoriali. Quindi dobbiamo essere selettivi, e collegato a questo la terza parola chiave, che è l'impatto, il valore, la creazione di valore. Io alla fine penso di essere un investitore, io ho un'enorme quantità di denaro che gli italiani, attraverso il risparmio postale, attraverso le tasse che pagano, hanno messo a disposizione di altri italiani che sono i futuri imprenditori dell'innovazione. Beh, io devo generare un ritorno, io devo fare in modo che le iniziative abbiano un ritorno economico, un ritorno anche sociale, perché ricordiamoci che oggi non possiamo dimenticarci che fare impatto sul sistema chiaramente è un impatto economico in termini di occupazione, di ricavi, di valore che viene creato, ma ci deve essere anche un impatto su una vita, no, che questa innovazione deve rendere più facile, più sostenibile un po' per tutti e per le generazioni che verranno. Certo, grazie mille. Intanto, prima di parlare di nuovo di un'ultima domanda conclusiva, diciamo, del nostro racconto, vorrei chiamare Massimiliano Magrini e Fabio Cannavale anche per chiedere loro che cosa pensano, appunto, del Fondo Nazionale Innovazione. Partirei da Massimiliano, ecco, qual è il tuo punto di vista, se ci puoi, appunto, raccontare la tua, dire la tua. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Ma io ho sostenuto, diciamo, tante volte, anche prima della nascita del Fondo Nazionale, che ci fosse il bisogno in Italia
di un investitore istituzionale che investisse in venture capital. Questo era uno dei grandi svantaggi competitivi che aveva il nostro paese rispetto agli altri paesi. Il ruolo che oggi svolge il Fondo Nazionale di Innovazione è presente in altri paesi europei da tantissimi anni ed è molto simile a quello che svolge l'European Investment Fund a livello europeo, che rappresenta la gran parte degli investimenti in venture capital in questo continente. Quindi il fatto che ci sia un investitore istituzionale che ha la mission di sostenere l'ecosistema, sia attraverso gli investimenti indiretti, che hanno comunque un moltiplicatore importante, sia in certi casi gli investimenti diretti, è un aspetto assolutamente positivo e comporta il fatto che il nostro paese superi uno svantaggio competitivo che ormai era diventato cronico. E, senza investitori istituzionali di lungo periodo che hanno la volontà e la capacità di investire in questa asset class così difficile, complicata e unica da un certo punto di vista, questo sistema, il nostro sistema dell'innovazione, non raggiungerà quegli obiettivi che tutti noi ci auguriamo che raggiunga. Va detto anche che ovviamente per far sì che ci sia spazio per un fondo istituzionale di questo genere ci vuole un humus positivo, ci vuole una quantità di competenze, di base tra gli imprenditori, tra gli investitori, tra le grandi imprese che si affacciano a questo mercato, un ecosistema un po' integrato tra di loro. Ecco, secondo me il momento è giusto in questo momento, perché in questi anni l'ecosistema italiano ha fatto dei passi in avanti molto forti e l'Italia comincia a essere veramente una delle buone notizie. È come se ci fosse un paese emergente all'interno di un continente importante come il continente europeo. Noi riscontriamo ormai molto più frequente veramente l'interesse degli investitori istituzionali internazionali, che di fronte al fatto che ci sia una presenza di investitori italiani che siano capaci di fare qualification del deal flow locale, mostrano maggiore propensione agli investimenti. Quando noi siamo partiti nel 2012, questa attitudine non c'era ed era molto complicato sostenere l'esistenza di un mercato italiano a livello internazionale. Tutto questo, secondo me, si può solo che accelerare e andare nella direzione giusta attraverso la presenza di un fondo istituzionalmente dedicato al supporto dell'ecosistema. Ecco Massimiliano, ma tu pensi che in questo periodo di Covid, diciamo di crisi, sia cambiato qualcosa anche nell'attitudine all'investimento da parte degli investitori? Hai notato dei cambiamenti sia in positivo sia in negativo? Guarda, l'avvento del Covid secondo me ha mostrato due aspetti. In un paese come l'Italia, ancora poco propenso agli investimenti in digitale, ha mostrato quanto fossero strategici e fondamentali avere degli asset tecnologico digitali. Questo è stato un primo effetto e quindi questo è servito da valorizzatore e da far sì che ci sia una grandissima coscienza che gli investimenti digitali sono una risorsa strategica per un paese delle nostre dimensioni. Il secondo aspetto, da un punto di vista degli investitori, tutti gli investitori si sono rifocalizzati un po' sul mercato domestico e anche in questo caso ha mostrato quanto sia strategico avere degli investitori locali che siano capitalizzati in tutte le fasi di investimento, che sia la parte seed, la parte early stage, che la parte growth stage. Quindi ha mostrato che un'integrazione dei vari ecosistemi è una risorsa strategica, sia dal punto di vista della capacità di sostenere un ecosistema digitale da una parte, sia dalla parte di nel momento in cui degli elementi socio globali fanno sì che siano meno integrati i mercati internazionali, avere un mercato locale fortemente integrato è un asset strategico. Grazie mille Massimiliano, passerei la parola a Fabio Cannavale, vediamo se è riuscito ad ancorarsi nel frattempo. Sì, no, sono a posto, tranquillo, mi sentite bene adesso? Sì, ci sentiamo bene. Devo dire che io condivido con te questa passione per la vela e non vedo l'ora di essere anch'io a bordo della barca. Comunque, parlando di cose serie, volevo sapere la tua opinione sul Fondo Nazionale Innovazione, quello che appunto ci ha appena raccontato Enrico Resmini. Ma non può che essere positiva, tra l'altro devo dire che sono molto contento che ci sia Enrico e tutto un team di professionisti. In Italia il rischio sempre quando ci sono le cose pubbliche che vengano gestite in modo non privatistico, non so come dire, invece sia quando ho incontrato Enrico che Francesca, tutto il team, Stefano Molino con cui stiamo lavorando adesso, ho riscontrato un approccio molto... sembra di parlare con qualcuno di noi investitori, quindi al di là che i soldi siano pubblici è come se fossero soldi privati, e questa secondo me è la più grande garanzia.
sia come cittadino italiano, perché alla fine, come ha ricordato Enrico, sono i soldi dei correntisti delle Poste, e sia come, diciamo, investitore e diciamo sponsor dell'innovazione in Italia, perché avere un partner pubblico forte che guarda a criteri, diciamo, selettivi, giustissimo quello che diceva prima Enrico dei no, mi sembra molto interessante. E quindi noi stiamo anche noi cercando, abbiamo fatto un prima iniziativa insieme a loro di coinvestimenti in startup dove noi abbiamo già investito. Tra l'altro anche questo mi sembra un approccio molto positivo, perché se delle persone mettono dei soldi propri, tra l'altro noi siamo forse l'unico fondo che investe in seed capital, come Boostiros, che non ha soldi pubblici di nessun tipo né istituzionali, noi siamo solo soldi di privati, di ex imprenditori tendenzialmente, cioè di imprenditori come me. E quindi io penso che per il fondo italiano il fatto di coinvestire dove comunque i privati investono è già una piccola garanzia. Poi giustamente devono fare anche la loro due diligence, però comunque sanno che ci investono dei privati. E quindi questa è una prima cosa che abbiamo fatto. Adesso stiamo anche ragionando con loro, forse Enrico ne parlerà, dei verticali che loro stanno facendo con anche dei corporate. Noi da anni con Virus lavoriamo con grandi corpore, con San Raffaele, con Telepass, con Giocala, con A2A, e con Zanichelli, con tante aziende e con Banca Intesa ovviamente, per sviluppare una parte di vertica su settori specifici. Anche CDP ha questa visione, quindi stiamo cercando di vedere se in alcuni casi possiamo lavorare insieme, perché chiaramente si mettono insieme le competenze, le aziende corporate e anche i finanziamenti. E anche questa mi sembra un'idea molto bella. Noi da anni che tutti parliamo, uno dei temi in Italia è della mancanza proprio degli investimenti e della partecipazione del corporate. Cioè, se noi andiamo a vedere gli investimenti negli altri paesi, in Francia e in Germania, al di là dei fondi pubblici che mancano, però i fondi, quando le aziende diventano grandi, poi si trovano. La cosa che è sempre mancata di più in Italia è l'impegno delle grandi corporate. E il fatto che anche con CDP si vogliono coinvolgere queste aziende, e io devo dire negli anni vedo che ogni anno c'è più interesse, questa è una cosa molto importante, perché le corporate non danno soltanto soldi ma danno anche partnership. Mi viene in mente il caso emblematico di Washout, che è un'azienda che è partita da zero, noi siamo entrati proprio nel primo team, sì. Poi ha fatto Virus, ha vinto, l'abbiamo intervistata ieri, esatto, adesso è stata comprata la maggioranza da Telepass, noi siamo ancora rimasti soci e anche fondatori, ed è proprio un caso secondo me emblematico. Cioè Telepass è un'azienda che investe nell'innovazione, ha fatto un sacco di buoni investimenti, e Washout è uno dei casi, ma non l'ha fatto da solo ovviamente, no? Quindi noi li abbiamo aiutati a svilupparla, e ovviamente adesso ha dato l'accesso a 8 milioni di clienti Telepass, e questo secondo me è un caso abbastanza emblematico, ma come c'è Washout ce ne possono essere tanti altri, e sono convinto che la collaborazione, leggevo proprio ieri di Armani con Just Net-a-Porter, che è stato storicamente il fatto di lavorare bene con i grandi brand della moda italiani, ha fatto sì che forse l'unico unicorn italiano è nato proprio nel settore della moda, non per niente, dove l'Italia è molto forte. Quindi la collaborazione tra corporate e startup è fondamentale, e CDP anche su questo sta lavorando molto bene, cioè molto bene lo vedremo, però sta lavorando con i giusti presupposti. Grazie Fabio anche per aver ricordato appunto Washout, che ieri è stata protagonista della nostra puntata di ieri con Telepass, una bellissima exit, quasi exit 70% insomma di acquisizione. È uno degli esempi, come dici tu, questo semestre abbiamo visto per esempio anche Tannico con Campari, Tate, altre insomma startup che stanno cominciando veramente a farsi vedere anche dalle grandi aziende. Le grandi aziende non, insomma, non si tirano indietro, e quando ci sono delle belle idee, delle belle squadre sono interessate e partecipano. Fabio, un'ultima cosa prima di lasciarti alla tua veleggiata. Virus, com'è stato quest'anno, questo semestre insomma faticoso di Covid, e cosa ci dobbiamo aspettare dall'anno prossimo? Ma allora, devo dire che quest'anno, dopo un primo momento di smarrimento a marzo, perché dicevamo aiuto, cosa facciamo, riusciamo a farcelo, riusciamo a non farcelo, così, alla fin fine abbiamo deciso di andare avanti, e devo dire che è stato molto interessante, perché comunque siamo riusciti a continuare, diciamo metà dell'accelerazione l'abbiamo fatta reale, metà da remote, e devo dire che ha funzionato molto bene. Avevamo qualche dubbio sul fatto di riuscire a fare l'evento finale alla borsa, in realtà è stato forse uno dei primi eventi della riapertura il 20 maggio,
e in cui siamo partecipati ovviamente in pochi, non c'era tanto pubblico, eravamo soltanto una cinquantina di persone, ma è stato un segnale molto importante per la ripartenza e siamo riusciti a fare tutto, diciamo, normalmente. E devo dire che in generale, secondo me, il Covid, con tutti i difetti, i problemi che ha dato, per l'Italia è stata anche un'opportunità, nel senso che ha veramente digitalizzato l'Italia, cioè tante persone anche della generazione prima della mia che dovevano fare gli incontri con le segretarie, non avevano, era immaginabile un link Zoom, dovevano sempre telefonare, fare le call, così. Adesso è normalissimo usare questi sistemi e quindi, tra l'altro, sulle startup sono più abituati e anche le aziende, anche i partner, per esempio, abbiamo lavorato molto bene quest'anno con McKinsey, che sono entusiasti della collaborazione con BIRS, ci hanno dato un sacco di risorse anche durante il Covid. Adesso abbiamo lanciato questa iniziativa che è una call per le startup femminili, perché esatto, la novità dell'anno prossimo vorrei maggiori startup femminili, quindi abbiamo lanciato una call, abbiamo visto 350 startup, ne abbiamo selezionate tre che proprio ieri abbiamo fatto, l'altro ieri, il kick-off con anche i partner, dove appunto McKinsey ci dà una grandissima mano oltre a Google e oltre, diciamo, ai nostri, diciamo, partner e mentor tradizionali. E quindi l'anno prossimo ne stiamo, diciamo, incubando tre, perché vorremmo assolutamente che partecipino a BIRS per avere una quota più elevata. Quindi novità dell'anno prossimo sarà che alla fin fine la preselezione sarà fatta tutta non di presenza, quindi invece di fare il tour come abbiamo fatto l'anno scorso di 35 tappe in giro per l'Italia, faremo degli incontri virtuali, perché in questo momento non si possono ancora fare. Invece poi faremo delle, diciamo, semifinali reali per vedere le persone, faremo un grosso evento a novembre in cui inviteremo 50 startup, saremo sempre più accelerazione, diciamo, e meno televisione, cioè faremo poi comunque una cosa anche televisiva perché serve, ma sarà più una specie di film. E quindi ci sarà l'evento a novembre dove raduneremo le 40-50 migliori startup italiane per poi aiutarle a crescere. Bene. Grazie Fabio, grazie mille. Passerei a Massimiliano su quali sono invece gli obiettivi futuri di United Venture in questo periodo. Ma noi stiamo lavorando a diversi progetti, ovviamente il progetto principale riguarda il fondo attuale, per il quale noi siamo sostanzialmente, abbiamo fatto final closing a dicembre dell'anno scorso, quindi abbiamo sei partecipate, continuiamo la nostra attività di investimenti e nei prossimi giorni annunceremo l'ultimo investimento, che poi è stato fatto durante Covid nel settore dell'health tech, che è un settore particolarmente interessante proprio anche in virtù degli effetti che può avere in questa fase storica. E l'obiettivo, anche noi stiamo lavorando con diverse corporation, riscontriamo un grande interesse da parte delle corporation a entrare in questo mercato, e dal nostro punto di vista si tratta di farlo nel modo giusto, con gli strumenti giusti e distinguendo in maniera chiara cosa fanno le corporation e cosa fanno i team di gestione, e dove l'attività di gestione deve essere, secondo noi, demandata a team indipendenti. Però ribadisco, il ruolo delle corporation è estremamente importante per due motivi. Uno, perché storicamente è il modo che attraverso il quale le corporation possono avere una finestra di osservazione privilegiata nel mondo dell'innovazione, possono essere un driver di crescita di queste iniziative e possono anche beneficiarne indirettamente per la quantità di informazioni che riescono a trarre. Cioè avere investimenti in venture capital in maniera indiretta oggi forse, e storicamente lo è, vediamo quello che è sempre successo in Silicon Valley, il modo più migliore per capire cosa succede da un punto di vista strategico nei mercati, sia quelli diretti che quelli indiretti, quelli strategicamente più vicini. E il fatto che le corporation italiane si stiano avvicinando a questo settore con questa mentalità, secondo me è un altro di quegli elementi che può far fare un salto di qualità notevole al nostro ecosistema. E detto questo, riscontro anch'io una sostanziale, diciamo, qualità delle iniziative imprenditoriali che vengono prodotte. L'augurio è che l'ecosistema italiano in quanto tale sia comunque più integrato, che ci sia sempre più facilità di coinvestimento tra gli operatori e anche di follow-on investimenti tra chi ha fatto investimenti seed, chi in early stage, chi in growth stage. Quello probabilmente è il singolo elemento che potrebbe dare maggiore volano di crescita al nostro ecosistema, come diciamo prima, si sta rafforzando, ma ha ancora tanti spazi di poter crescere. Grazie Massimiliano. Vorrei chiudere con una domanda a Enrico Resmini. Abbiamo parlato delle capacità anche delle startup italiane di guardare all'estero e di internazionalizzarsi. Io non lo vedo più. Ci sono. Dov'è? Ah, ok. Eccolo. Sì,
Allora, la mia domanda è appunto riguarda il settore del VC in Italia e in Europa nel medio-lungo termine, quindi parliamo magari di 5-10 anni, come la vede? Io la vedo, vabbè, a parte che sono un ottimista per natura, altrimenti non mi sarei messo a fare questo mestiere, però devo dire la vedo molto bene e con un'ottica molto positiva di sviluppo, ma sostanzialmente per tre motivi. Il primo, penso che l'emergenza, come dire, Covid pandemica, come diceva anche prima Fabio, ci ha messo di fronte a un'evidenza, e cioè che c'è bisogno veramente di innovare, cambiare, ripensare i modelli di business, i prodotti, per tutte le aziende, grandi corporation che magari fanno il corporate venture capital, ma anche piccole e medie imprese che devono imparare, far lavorare le startup del proprio tessuto industriale. Quindi il fatto che ci sia una domanda di innovazione crescente che esploderà, io penso finalmente prenderemo atto tutti che sia necessario, e quindi per le startup sarà una grande opportunità, quindi per il mondo del venture capital crescerà. Prima cosa. Seconda cosa, altra implicazione, diciamo, dei momenti che stiamo vivendo è che, ahimè, diciamo, la cultura cosiddetta del posto fisso, dell'ospitalità in un'azienda per 20 anni facendo il quadro, l'impiegato, il manager, in alcuni casi continuerà ad essere vero, meno male. Forse abbiamo un piccolo problema di collegamento con Enrico Resmini, vediamo se si riesce a ripristinare, sembrava frizzato. Vediamo se è possibile, perché stava dicendo qualcosa di... appunto stava un po' tirando le somme di un discorso molto interessante, sarebbe bello riuscire a concluderlo. Diamogli ancora un minuto per vedere se riusciamo a ripristinare il collegamento, altrimenti Gianpaolo ti passo la parola. Non so che cosa ne pensi. Anche sul tema di come cambia il lavoro, di come ciascuno di noi è chiamato a una sorta di imprenditorialità, mi ha colpito quello che ha detto Enrico Resmini, perché insomma noi parliamo sempre di innovazione legata alle startup, alle neoimprese, all'open innovation, però l'innovazione poi è quella anche che traspare nel lavoro di tutti i giorni, anche in un nuovo, una nuova modalità, una nuova idea di futuro del lavoro. Mi colpiva proprio, mentre verifichiamo con Resmini se riusciamo a ricollegarci, insomma, proprio ieri il Guardian, a firma di George Monbit, ha pubblicato un pezzo raccontando come forse oggi le persone vivano una maggiore consapevolezza del cambio del lavoro che c'è stato. Grazie anche alle tecnologie digitali, le persone non hanno più necessariamente voglia di tornare come prima. La nuova normalità non spaventa più come all'inizio, dobbiamo abituarci di fatto anche a una nuova idea di rapporto con le relazioni necessariamente digitalizzate, e questo un po' anche il ragionamento a cui andava incontro quello che diceva Resmini, insomma. Sì, quello che diceva Resmini, anche quello che dicevano i interlocutori prima, nel senso ormai siamo in un'epoca, forse finalmente ci siamo resi conto che si può fare business anche fuori da Milano, forse, ma appunto da posti meravigliosi come poteva essere quello in cui si trovava Fabio Cannavale, ma in Sardegna in primo luogo. Oggi siamo appunto ospiti di Noise, quindi assolutamente andiamo tutti a fare smart working in Sardegna. Non so cosa ne pensi tu, ma io non vedo l'ora di andarci. Anche io, e tra l'altro tra qualche istante noi ascolteremo anche il nostro Marco Monti Montemagno, che ci racconta come, intervistando Carlo Mannoni, questa è una chiave. Scusate, c'è stato un problema di connessione, purtroppo. No, comunque scusa, non voglio rubare altro tempo perché vedo già il prossimo ospite. Però diciamo, in generale io sono molto positivo, veramente penso che molte persone dovranno reinventarsi anche un mestiere, quindi gente che dovrà e potrà, spero, anche mettendo a disposizione un ecosistema di innovazione fertile, reinventare, magari diventare imprenditore di se stesso, e quindi diciamo grandi opportunità. E poi penso che ci sarà parecchio capitale fresco che verrà allocato sul venture capital. Abbiamo visto che è capitale di rischio, però la cultura del capitale di rischio ci mette un po' a decollare, no? Come è stato nel private equity, però poi quando prende piede arriva, perché comunque dà dei ritorni. Oggi ancora, adesso iniziano ad esserci le exit, però i track record non sono ancora lì, e quindi i nuovi investitori fanno un po' più fatica a mettere denaro. Quindi penso che questi fattori, unito al fatto che ci sono delle regioni
che ancora sono, diciamo, indietro, ma hanno altissima potenzialità. E penso ad esempio al Sud Italia, e ci tenevo ad enfatizzarlo, perché siamo ospiti, no? Virtualmente, come dire, di una piazza come la Sardegna, eccetera. È importantissimo, perché l'innovazione non ha frontiere, nasce un po' dovunque. L'importante è che ci sia però il sistema pronto in quella specifica area geografica ad accogliere questa innovazione, questa idea, e a farla diventare impresa. Quindi questo è un po', diciamo, l'ottimismo è chiaramente dominante. Lavoreremo duramente in questi mesi, non dico anni, perché il lavoro va fatto in maniera molto rapida, però penso che, insomma, siamo partiti col piede giusto. Quindi grazie ancora e scusatemi per l'interruzione, mi è saltata la rete. Grazie Enrico, grazie. Resmini, grazie di essere stato con noi. Ciao, grazie mille, davvero, terremo appunto monitorata la situazione del Fondo Nazionale Innovazione, lo seguiremo sulle pagine di Startup Italia. Ringrazio anche moltissimo Massimiliano Magrini e Fabio Cannavale di aver partecipato al talk, di essere stati con noi, aver risposto a un po' di domande e curiosità, quindi grazie di cuore.